Eccoci, stavolta cominciamo a parlare e proveremo a capire quando le persone sono considerate brave, cioè quando noi siamo considerati bravi e se c'è qualche cosa che possiamo fare per essere un po' più bravi. Se stai attento o attenta, ti renderai subito conto che già da domani puoi fare delle piccolissime cose per essere percepito più bravo. Ovvero più competente, perché quando noi consideriamo le persone brave, in realtà le consideriamo competenti. Diventa un po' più complicato capire però cos'è una competenza, perché quando lo chiedo alle persone, rispondono che la competenza è quello che le persone sanno fare. È una risposta automatica. Se dovessi chiederlo pure a te, tu probabilmente risponderesti allo stesso modo. Sinteticamente le persone confondono la competenza con l'abilità, però se abbiamo due parole ci sarà un motivo. Una cosa è la competenza, una cosa è l'abilità. In psicologia del lavoro ci sono davvero tantissimi modi per definire cos'è una competenza, anche diverse tra loro. Una delle definizioni che preferisco e che ho anche riadattato è quella che intende la competenza come la capacità di ottimizzare risorse per raggiungere risultati specifici in contesti specifici. E qui già ci troviamo tre parole chiave, ovvero risorse, risultati e contesto. Per questo motivo, se sei bravissimo a fare i cannoli e la cassata, e magari a Palermo sei considerato uno dei migliori pasticceri, se vai in Cina in realtà sei considerato un semplice italiano che gioca con la ricotta e non un pasticcere. Perché lì non gliene frega niente dei cannoli e non mangiano neanche tanto il formaggio. Quindi non bisogna mai trascurare il contesto e quello che il contesto si aspetta da quello che facciamo. Abbiamo capito, o meglio stiamo cominciando a capire quindi, che la competenza non è quello che le persone sanno fare, ma quello che le persone riescono a mettere insieme, ovvero le risorse che riescono a ottimizzare. Ognuno di noi, quando pensa al proprio lavoro e quindi ai propri guadagni, tende a rapportare la propria prestazione al tempo, quindi più lavoro, più tempo lavoro, più guadagno. In realtà il tempo è solo un'altra risorsa che vedremo che dobbiamo gestire, perché la prestazione non è rapportata al tempo, ma è un prodotto delle competenze. Più le competenze, più il livello di competenze è alto, più la prestazione sarà migliore e quindi anche i guadagni saranno più alti. Andiamoci con ordine. Abbiamo detto che la competenza non è quello che le persone sanno fare, ma la loro capacità di ottimizzare le risorse. Questa cosa te la devi ricordare per forza. Quindi, quali sono queste risorse da ottimizzare? Le persone in automatico potrebbero pensare agli attrezzi che servono per fare il loro lavoro, quindi le risorse strumentali, le risorse economiche, quindi i soldi che servono un attimino per cominciare a fare il proprio lavoro, oppure alle persone che ci sono utili per fare quello che dobbiamo fare, le cosiddette risorse sociali, che possono essere sia istituzionali, sia i partner, sia i collaboratori. Se ci riflettiamo un attimo però, la principale risorsa da ottimizzare, che diamo per scontata, è il nostro corpo, è la qualità della nostra presenza. Più la nostra presenza è percepita come di qualità, più la competenza generale è percepita. Sarà alta. In poche parole, per fare qualsiasi cosa basta presentarci bene, vestirci adeguatamente. Per fare qualsiasi lavoro, in tutti i lavori, migliore sarà il nostro aspetto, migliore sarà la nostra competenza percepita. Anche per fare l'elettricista, una cosa che ci arricampiamo con i vestiti del giorno prima, luridi, a casa delle persone, una cosa invece che abbiamo... Anche per fare ad esempio l'elettricista, una cosa che ci ricampiamo con i vestiti sporchi del giorno prima a casa delle persone, una cosa che magari abbiamo una tuta con il logo della nostra ditta. La seconda risorsa da ottimizzare
per aumentare il nostro livello di competenza reale e percepito è la nostra mente, è tutto quello che ci sta dentro. Parliamo sia di risorse emotive, ovvero la nostra capacità di gestire la nostra emotività quando lavoriamo, sia tutte le informazioni che abbiamo dentro, quindi tutte le conoscenze specifiche per quello che dobbiamo fare. Maggiori saranno le conoscenze che possediamo e soprattutto l'aggiornamento delle conoscenze che possediamo, migliore sarà il livello della nostra competenza. Ad esempio, anche per fare il cameriere, se parlo francese magari ho maggiori probabilità di trovare lavoro in un ristorante che lavora anche prevalentemente con i turisti. Un'altra risorsa da ottimizzare è dove lavoriamo, cioè le risorse strutturali. Dove facciamo il nostro lavoro? Abbiamo necessità di un laboratorio, di uno studio, di un ufficio. Maggiore sarà la qualità del posto dove lavoriamo, maggiore sarà la competenza percepita dei nostri clienti. Basta curare l'ambiente in cui operiamo. Ad esempio, mi vengono subito in mente le persone che vendono braccialetti per strada e le persone che vendono braccialetti in una boutique. A parità di prodotto, il braccialetto venduto in una boutique è più caro. Un'altra risorsa da ottimizzare, che magari trascuriamo, sono le risorse normative, cioè tutte le leggi, la conoscenza di tutte le leggi che regolano il nostro lavoro. Ad esempio, nel video dove anch'io sono un po' avvocato, trascuro totalmente che per fare l'avvocato mi serve un'abilitazione e quella è una risorsa normativa a tutela del consumatore. Poi ci sono le risorse economiche, cioè le risorse di cui necessito per cominciare la mia attività, i fondi per comprare quello che mi serve, cioè ottimizzare le risorse economiche di cui già dispongo. Poi ci sono anche le risorse strumentali, cioè le cose che mi servono per fare il mio lavoro. Una cosa è che faccio il giardiniere con le cesoie, una cosa è che faccio il giardiniere con la sega elettrica o il decespugliatore. Sicuramente col decespugliatore faccio in 10 minuti il lavoro che con le cesoie farei almeno in un'ora. Quindi anche in questo ci rendiamo conto che il tempo diventa una risorsa da ottimizzare per migliorare la qualità percepita reale della nostra competenza. Altre risorse da ottimizzare sono appunto le risorse sociali, cioè le persone che devo conoscere per ottimizzare la mia competenza, sia istituzionali, cioè nei vari uffici e nei vari luoghi di riferimento, sia anche i collaboratori, i colleghi, i partner, cioè tutte le persone della mia rete che mi servono per fare meglio quello che devo fare. In questo caso, ad esempio, mi viene in mente l'incompetenza attribuita ai politici, per il semplice fatto che loro ottimizzano solo risorse sociali. Cioè la maggior parte dei politici fa questo lavoro per il semplice fatto che conoscono persone e raccolgono voti. In realtà diventano irrilevanti tutte le altre risorse. Praticamente le loro conoscenze, le loro abilità, dove lo fanno, cosa sanno fare davvero. Quindi per fare il politico in questo tipo di società serve semplicemente conoscere le persone e ottimizzare la qualità della propria presenza. Quindi una cravatta, ho tanti amici, divento un politico, trascurando completamente tutto il resto. Già dobbiamo cominciare a capire che più cosa mettiamo noi, più sarà la competenza individuale e quindi più saranno i nostri guadagni. In realtà più risorse mettono gli altri, meno saranno i nostri guadagni in rapporto al tempo e quindi alla prestazione. Ad esempio, se ho bisogno di un socio che mette soldi, che mi dà la divisa, che mi prepara tutte le carte, che mi dice come mi devo comportare e quello che deve dire, in poche parole io metto semplicemente il mio tempo e la mia faccia e faccio quello che devo fare per come mi viene detto. Per questo in quel caso il mio livello di competenza è basso, perché tutto il resto lo mette qualcun altro, ovvero il datore di lavoro, che mi paga per il semplice tempo che gli do in cambio. Spero che è un po' più chiaro il concetto di competenza e che cominci a farlo tuo, perché già se cominci a ragionare sul tuo lavoro e cominci a capire cosa ti serve
per fare il tuo lavoro al meglio e come cominciare a recuperare quello che non hai, ti faccio vedere che già da domani sei un po' più competente. Già basta che cominci a pensare magari a come ti poni, quello che dici, come ti presenti, già potrebbe cambiare sensibilmente il livello della tua competenza percepita.